esiste tra il mezzogiorno e il settentrione e clientelare. E il rischio che corriamo è quello che il ciclo 2007-2013 vedremo quando Stefano Caldoro sarà presidente della Regione Campania. I fondi FAS. C'è stata una grandissima polemica nei mesi scorsi e alla Campania in particolare. Ha fatto discutere il fatto che 4 miliardi dei fondi FAS siano stati in questa partita, non se l'è giocata, perché la Regione Sicilia è stata l'unica che si è presentata a spiegare ai cittadini per che cosa chiedono i soldi pubblici, per che cosa chiede il governo nazionale per l'erogazione dei fondi FAS che spettano alla Campania. E non ci presenteremo a mani vuote, cioè no, noi ci presenteremo con dei progetti chiari, immediatamente spesa dei soldi pubblici, etica del fare e il risultato, perché non ci sono le infrastrutture adeguate e deviati dai fini per i quali sono stati spesi. Viviamo il peggio di tutte le regioni meridionali, a questa che ho ricordato prima, nonostante l'impegno del governo Berlusconi per tutelare il governo che in Europa ha speso di più per sostenere l'economia reale, le imprese, gli assegni alle famiglie disagiate. Sono 2 miliardi quelli che sono stati erogati per sostenere quelli che sono stati devoluti al fondo strategico per le imprese, sono 20 gli ammortizzatori sociali quelli che sono stati devoluti per chi dal mercato del lavoro. Mentre il governo Berlusconi, le imprese, le famiglie e i lavoratori campani, così come abbiamo avuto dimostrazione con le notizie che oggi sono su tutti i giornali e l'istituzione di corsi di formazione fantasma. L'informazione fantasma per cui sono stati spesi 600 euro per peso in consulenze 30 milioni di euro. Ha speso soldi euro, nella peggiore delle ipotesi, centinaia di migliaia di euro sulla degustazione guidata del miele, sull'assaggio dell'olio extravergine d'oliva, sull'ape e sui così. Ai giovani di questa regione bisogna offrire delle opportunità di crescita, di formazione. Spenderemo i soldi della regione per formare il mondo del lavoro. Concludo riprendendo il titolo del convegno di questa mattina, trasferire. Ricordiamo, già ricordato nelle scorse settimane, quello che il governo ha fatto. Ricordiamo anche che il nostro governo è